Siamo all'evento OIC, Salvare Energia Salverà la Società, insieme a Claudio Ferrari, presidente Federesco. Presidente, quali sono le principali criticità che vedete in questo comparto? L'efficienza energetica sarebbe un motore enorme per l'economia e soprattutto per il mondo delle PMI. Però non si capisce per quale strano motivo, se non pensando male che magari ci sono le lobby di produttori di energia che evidentemente sono un po' più interessate a farne produrre di più, non si capisce perché non parta. Accennavo prima al fatto, per esempio, che il governo ha approvato, cioè il governo, il Parlamento ha approvato il decreto legge 102 del 2014 in cui veniva previsto la costituzione di un fondo nazionale per l'efficienza energetica. Stiamo ancora aspettando. Ci sono stati dei problemi, sono stati evidenziati anche dal senatore Girotto e da altri, riguardo al GSE che si muove in maniera un po', diciamo, un po' strana rispetto a quelli che sono le leggi e le normative. Quindi ci sono obiettivamente tanti problemi, un po' l'accesso anche al credito. Però perché forse non si capisce che l'efficienza energetica è autoliquidante, quindi non ha bisogno di risorse a fondo perduto, ha solo bisogno di risorse da essere investite in progetti che abbiano poi un ritorno. Noi, come dicevo prima, abbiamo definito un accordo con Banca Intesa, col gruppo Intesa San Paolo, e il gruppo Intesa San Paolo finanzia i propri clienti per fare efficienza energetica sulla base di nostre indicazioni, dei nostri associati. Quindi speriamo che si sblocchi abbastanza in fretta il tutto, insomma. Ci vorrebbe quindi un intervento politico un po' più deciso, anche di riorganizzazione. Sì, un intervento di intelligenza politica, mettiamolo così. Adesso nell'ultimo codice degli appalti sono state inserite due righette che sono fondamentali, in quanto prevedono che tutti i progetti debbano essere accompagnati anche da progetti di efficientamento energetico. Speriamo che anche questo serva da stimolo a tutto il mondo dell'edilizia, a tutto il mondo dell'efficienza in generale.